prendilo veloce, prendilo veloce. Me l'ha rubato! Mi ha rubato il pesce! Guardate come quanto pista via più veloce. È una roba incredibile. Salve a tutti, sono Dragon Gamer e bentornati su Bermuda Lost Survival. Mamma mia, saranno passati 6 mesi dall'ultimo episodio. Vi ricordate quando pensavamo che Raft non sarebbe più tornato? Era uscito sto giochino e da allora è stato aggiornato tantissimo. Vi ricordate, ci siamo fatti di quelle basi incredibili. Allora, se è la prima volta che vedete il gioco, non vi preoccupate, perché tanto vi spiegherò velocemente come funzionano le varie meccaniche. E se avete già visto gli scorsi episodi, non vi preoccupate, perché cercherò di andare un attimino più velocemente. Qua ci potete di dormire e salvare. Qui abbiamo dei medikit, qui abbiamo un pochettino di cibo per iniziare. E questa è la nostra piccola crafting station che ci permetteva di craftare un pochettino di oggetti di base. Poi dovremo fare quelle più avanzate. Il gioco è stato cambiato considerevolmente, perché adesso abbiamo la possibilità non solo di craftarci i vari strumenti, tra cui per l'appunto il coltello, l'accetta, la lancia, la bottiglia e altre cose. Adesso c'è anche la bussola, abbiamo il nostro martello per craftarci le cosine. Ci sono anche le abilità, possiamo migliorare probabilmente i nostri polmoni che si metteranno al mare, la forza delle braccia, la resistenza e la durevolezza di noi. Probabilmente subiamo meno danni e qua ne facciamo di più. Cioè, l'equipaggiamento hanno aggiunto il boccaglio e le pinne che dovremmo craftarci. Queste ci fanno nuotare il 20% più velocemente. Questo ci permette di respirare sott'acqua per 30 secondi in più. Ci sono gli artefatti. Ok, c'è la mappa del triangolo delle Bermuda. Davvero? Come funziona? Ah, devo creare prima un tavolo per la mappa. Ok. Allora, vediamo di rimetterci, anche perché hanno rifatto completamente i fondali marini. Sì, come potete vedere è tutto completamente differente, porco cane. Adesso possiamo anche trattenere il respiro per molto meno tempo. Hanno allargato parecchi i fondali marini. Fate caraccato un po' di bastoncini intanto. Veloce ciccio, che sei lento schifo. Gli squali, peraltro, adesso ce ne sono di due tipi e si attaccano, quindi non possiamo più rompergli le scatole. Dalle alghe, vi ricordate, potevamo craftarci le corde. Ce ne serviranno un bel po'. Devo stare veramente tanto attento, perché adesso, come dicevo, tratteniamo l'ossigeno per molto meno tempo. Prima il tizio poteva stare sott'acqua peggio della Pellegrini, e adesso invece no, ci hanno nerfato parecchio, diciamo, porco cane. Ciao, ok, non m'ha visto. Cioè, gli squali proprio qua sotto adesso proprio hanno, sono un pericolo considerevole. Aiuto, che moro male. Ah, io ho tirato la testata. Questa è anche la zona molto più tranquilla. Dovremmo anche ottenere i metalli. Hanno aggiunto la plastica. Madonna, quanto è grosso quello, porco cane. Ecco, dovremmo riciclarla per ottenere la plastica riciclata, che ci sbloccherà un sacco di ultime tecnologie. Guarda quanto è grosso. Adesso quando noi andiamo in giro a prendere il pesce, gli squali sono molto territoriali e potrebbero decidere di attaccarci. Di sicuro devo craftarmi quanto prima la lancia, in modo tale da poter cucinare il pesce. Laggiù vedo dei metalli, l'acido del legno. Ci dovrebbero essere anche i container. Il pesce purtroppo non lo posso pescare, come diciamo, se non con la lancia. Il coltello per adesso mi è completamente inutile, se non per raccogliere risorse. Come esempio, dalle barche, vi ricordate, col coltello otteniamo i bastoncini. Non del capitano, mi raccomando. E quando ci crafteremo l'accetta, possiamo ottenere per l'appunto invece le tavole, che per adesso troviamo solo qua sotto. Non so se le risorse respawnano. Madonna, il mare è considerevolmente molto più dettagliato di prima, eh. Allora, posso sbloccare l'accetta, che si fa con 5 di pietra e 5 bastoncini. Perfetto, e dovrei avercela qua. Oh! E adesso con questa possiamo ottenere molte, molte più risorse. Infatti dovrebbe darci le tavole. Poi quando la miglioreremo ce ne darà il doppio delle risorse. Questa ci darà due tavole per volta e via dicendo. Vi ricordo che la sorgente di legna non è infinita, quindi dopo un po' si esaurirà, quindi dovremo stare molto attenti. Sto gioco è fettecchio da far paura. Ok, ora vediamo di immergerci abbastanza in profondità. Là ci sono anche i coralli luminosi che servono per fare sorgenti di luce, mi pare. Dicevo, immergiamoci in profondità per raccogliere il metallo. Ricordate, ci sono i barili radioattivi che ci davano ognuno, mi pare, 5 unità di metallo che potremmo utilizzare per craftarci cose molto molto utili. Ok, anche questo è a posto, dovrei avere abbastanza ossigeno per il prossimo. Ci sono anche sistemi di gallerie. Sono curioso di vedere, anche perché hanno aggiunto un sacco di navi sommerse e via dicendo, cose che possiamo raccattare. Oh, e voilà! Appena ci crafteremo il banco con la mappa, potremo scoprire le zone e addirittura avere una sorta di mappa tridimensionale con tutto, con un sacco di informazioni. Qui possiamo tenere un altro po' di tavole. Madonna, appena potrò potenziare questo col metallo, sarà tutto molto più semplice. Come dicevamo, le scatole ci dovrebbero dare un pochettino di risorse, ma non troppe. Veloce tizio. Una volta le scatole davano anche del metallo, adesso danno, mi pare, solamente del legno. Peccato, perché era molto comodo. Ok, vediamo di tornare su e dovremmo già poterci craftare un po' di cose. Per adesso il cibo lo otterremo, come dicevamo, dalle nostre scorte alimentari della zattera, anzi in questo caso del gommone, e più avanti dovremo poter pescare il pesce. In teoria, adesso che sto nuotando e craftando e via dicendo, dovrebbero migliorare le nostre abilità.
Sì, in effetti la forza delle braccia sta aumentando, i nostri polmoni stanno migliorando. Per nostra fortuna, dato che questo è il triangolo delle Bermuda, la zona è piena di navi che sono affondate, perché è cosa buona e giusta per il povero Dolon Gamer. Quindi non dovremmo avere grande scarsità di risorse. Il problema è che farsi una base grossa richiederà tanti, tanti, tanti materiali. E ovviamente, come abbiamo detto, strumenti decisamente migliori. Però, come potete vedere, ci sono relitti in ogni dove. Il problema è che anche il sole sta calando, dannazione. Ah, quindi dovrò darmi una mossa. Veloce, veloce, veloce. E di certo anche le pinne ci torneranno utili appena ce le potremo craftare, così ci muoveremo più rapidamente. Anche perché, ammetto, me lo ricordavo più veloce questo del signore. Aspetta, 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 che è pieno di pietre. Così dovrei potermi craftare la lancia, così domani mattina posso andare a pesca, stando molto attento. Il corallo luminoso, aspetta che intanto un po' me ne procuro. Oh, mi consolo che almeno c'è un bel tramonto, non c'è una ciolla di niente attorno a noi, ma almeno c'è la bella vista. Ole! Ok, là, vediamo cosa mi posso craftare. Trasferiamo qua le varie risorse, metalli. Vediamo un po', io mi sono già craftato 4 basette, perfetto. Poi mi serviranno almeno un paio di questi che permetteranno, come diciamo, di mettere a stendere le alghe. E un workbench che mi permetterà di craftare materiali più avanzati. Oh, meglio che niente, quindi abbiamo già una base di partenza, niente male. Se tiriamo fuori il nostro martello, infatti, possiamo selezionare ciò che vogliamo piazzare. Oh, ecco qua le nostre basette, aspetta, mettila così e voilà! Perfetto, e ora le possiamo agganciare e girare l'occorrenza. Per adesso metto una cosa molto semplice, 2x2, così almeno ho un minimo di spazio. Perfetto, non male, non male. Allora, qui possiamo metterci le... i cosi per far asciugare le alghe, aspetta, aiuto, uno e l'altro lo mettiamo qui a lato, 2, perfetto. Ne mettiamo metà da una parte, metà da quell'altra, ecco qui, run. E infatti, come potete vedere, ci sono le alghe appese e di qua mettiamo le restanti. Ottimo, e otterremo 5 corde da ognuna, ottimo. Poi mi piazzi il workbench. In teoria lo squalo non viene a mordere come su Raft, mi consolo. E con questo dovremmo poterci craftare tante più cosine avanzate. C'era il secchio per il barbecue, però richiede pietra, metallo e oddio, tutte cose abbastanza normali, non è un gran problema. E questa è la distilleria per l'acqua, che però richiede anche che noi avessimo la borraccia. Ah, sarà un bel problemone, abbiamo le finestre, le porte, la forgia per sciogliere i metalli. E lo smeltery, smeltery non c'era ai miei tempi. Quindi è nuova e questa è la map table, che mi permetterà quindi di disegnare delle mappe e scoprire cosa c'è attorno a noi in zona. Buono, ma per oggi direi che il nostro ciccio lo possiamo anche mandare a dormire. Ecco qua, lo facciamo mangiare con il cibo che abbiamo qua sulla zattera, anche perché purtroppo non abbiamo di meglio. Ecco qua, e ci dà uno di metallo perché si è fatto fuori ovviamente il barattolo. Vediamo cosa ci serve invece per la lancia. 3 di corda, 10 bastoncini e 5 pietre. Aspetta, ok, abbiamo corde in abbondanza che ci dovrebbero permettere di craftare la spear. Ole! Perfetto, così che domani posso andare a pesca. Ovviamente dovrò anche farmi il secchio per cucinare il tutto. Ma abbiamo già un buon punto di partenza. Oh mio Dio. Ok, dovremmo essere praticamente a posto. Siamo un po' giù d'acqua, ammetto. Come potete vedere, i vecchi salvataggi non sono più disponibili. La tristitudine mi coglie, dormiamo praticamente fino all'alba. Anche che in questo gioco è consigliato dormire, perché se no andate fuori di testa, giustamente, e sarete troppo stanchi. Allora, per la bottiglia mi richiede 5 unità di metallo, 2 bottoncini e una corda. Qua è praticamente l'alba, quindi ci possiamo immergere quanto prima. Allora, ci serviranno parecchie corde per riuscire a craftare tutti i vari accessori. E adesso appena possibile vedo di trovare anche un banco di pesce e ci servono un bel po' di... Talli, mi sono cacato! Mi sono cacato, che io sappia gli squali probabilmente si possono uccidere, ma non mi pare la tattica migliore andarli a punzecchiare. Aspetta, aspetta che raccatto anche un po' di sassi, non ce ne servono tantissimi, ma prevenire è meglio che curare. Vi state attenti che l'inventario del nostro ciccio è limitato, infatti vedete c'è un indicatore in basso a sinistra che si riempie mano a mano che aggiungiamo oggetti all'inventario. Ok, qui i banchi di pesce. L'altra volta il banco di pesce tendeva a rispondere un attimino alle minacce, quindi guardo il coso laggiù. Se mi avvicinavo troppo si incacchiavano. Ok, prendilo veloce, prendilo veloce. Me l'ha rubato! Mi ha rubato il pesce! Guardali, guardali. Oh, porco cane, sono affamati, quindi rubano il pesce a me. No, 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 prendilo veloce. Prendilo veloce prima che si avvicini lo squalo. Ciccio, vuoi prendere il pesce? Ma porco cane! Ma porco di quel porco cane! Ok, ok, devo scappare via di qua. Prendi quel buio di pesce, devo aspettare che muoia, se no non me lo prende nell'inventario. Mi stanno derubando! Ma dai! Quanta buia di fame non c'hanno sti squali! Veloce, veloce! Porca buia! Si approfittano del fatto che ci sono io, perché li uccido i pesci. Veloce, 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 veloce. Prendilo, prendilo, prendilo. Almeno uno. Almeno uno. Porco cane, l'avevo praticamente preso. E mi stanno anche danneggiando. Adesso ho visto bene. Ogni volta che si avvicinano a me mi mozzicano, porco cane. Ah, sono troppo cazzarecci. Gli squali sono decisamente troppo cazzarecci. Che bello che hanno aggiunto adesso gli squali che ti mozzicano. Mi mancava questa forte avventura. Oh no.
problema è che ho solo due medikit e mi ridanno 50 di vita. E vabbè, quindi devo trovare una zona più tranquilla, se no le mie scorte alimentari finiranno anche troppo in fretta. Aspetta che intanto mi mangio questo, che è meglio che niente. E mi danno anche un po' d'acqua. Se trovo dei banchi di pesce isolati, forse gli squali non mi raggiungono. Quindi devo stare attento a stare lontano dalle loro zone di pesca. Aspetta, questo pesce mi pare più che altro estetico, mi sa, Vediamo un po'. Ah, sì, è estetico questo. No, non posso mangiarmi il pesciolino blu. I pesci stanno scappando, peraltro, che vuol dire che gli squali sono in zona. Probabilmente potrebbero essere loro un buon indicatore per capire se gli squali tendenzialmente attaccheranno. Se riesco a tenermi a debita distanza e beccare qualche pesce fuggitivo tipo questo, è fatta, veloce, piglia lo squalo. Porco cane, stai disperdendo troppo sangue nel coso, veloce, prendilo, ok. Oh, sono riuscito a rubare un pesce, finalmente. Stiamo attenti perché gli squali sono attirati dal sangue, quindi vorrei evitare di essere mozzicato. Aspetta, vieni qua, preso di nuovo, veloce, cerca di tornare, arriva, cerca di tornare, sì, arriva in superficie, ok, e due pesci ce li siamo presi. Oh, ok, mi sto cacando che voi non ci avete idea, sta dinamica non c'era una volta. Però, guarda, ho trovato una quantità immane di, credo sia plastica e barili. Con i due pesci dovrei potermi nutrire e con il resto dei barili dovrei potermi craftare la borraccia. Aspetta, allora che vado su, recuperiamo il resto dell'ossigeno e ci reimmergiamo. Mio Dio, che panico. Una volta potevo fare man bassa di pesce senza un minimo di rispetto. Adesso, a quanto pare, in tutti i survival c'ho gli squali che mi mozzicano. Oh, non ne ho incontrato neanche uno in the forest, una roba incredibile. Ma invece negli altri survival, porco cane, oh, sono tutti lì pronti in agguato. Ce n'è da quelle parti e altre navi. Ottimo. Presto dovremo anche trovare il metallo, quello che estrarremo dalle rocce, in modo tale da poterci craftare altri accessori più avanzati. Perfetto. Aspetta, craccatemi anche un po' di legna normale, che male non fa, vai tizio. Ok, non è male come zona, ottimo. Ok, vediamo di ottenere anche questa plastica. E presto dovremo anche riuscire a scoprire. Quindi se mi dà 3 di plastica, cioè dovremo scoprire come poter avere la plastica riciclata. Ok, siamo a posto, non stanno più a rompermi le scatole. Eccone qua un altro. Devo evitare veramente le mozzicate perché ti ho visto come buttano giù la barra della vita in fretta. Ok, 4 pescioloni li abbiamo. Buono, mettiamo un altro po' di alghe qui, perfetto, perché corde ci serviranno come ci sono mani. Anzi, aspetta, dividili in due, così ne mettiamo metà da una parte come abbiamo fatto prima e metà da quell'altra, se no non ha neanche senso avere tutto sto popò di strutture. Perfetto. E nel nostro banco da lavoro grande dovremmo poterci craftare tante più cosine. Allora, vediamo di mettere il metallo, la pietra, perfetto. Poi mi servono dei bastoncini che sono dall'altra parte e dovremmo poterci craftare il barbecue. Buono, abbiamo trasferito tutto e possiamo craftarci un secchio da barbecue e una water distillery per l'acqua. Buono, e con i materiali che restano, vedi di ripigliarmi tutto. Perfetto, qui abbiamo il secchio, secchio e water distillery. Dovrei potermi craftare la borraccia. Aspetta, ok. Io spero che abbia ancora quel vecchio bug che se stavo sott'acqua e tenevo premuto si riempiva in maniera infinita. Vai, vediamo un po', uno, ok, perfetto. Così posso tranquillamente avere la borraccia infinita. Ok, ringrazio il cielo che questa cosa non l'abbiano risolta. Ah, che comodità. Ok, mi sono craftato anche un paio di piattaforme in modo tale che possiamo allargare la zona. Ecco qui, mi fa strano perché stavo cercando dove mi devo mettere le reti. No, aspetta, non è raft, è vero. Ok, ma finalmente posso avere la mia water distillery per l'acqua. Eccola qui. E il mio barbecue, noto più come il secchio e basta. È un secchio del manga. Ma vabbè, dettagli. Oh, senti, ce la credi, ci accontentiamo. All'interno della water distillery mettiamo ovviamente l'acqua. E servirà un pochettino di legna. Ecco qui, ne mettiamo la metà dei bastoncini. Run. Oh, e pian pianino dovrebbe darci tutta l'acqua che ci serve. Mentre invece di qua mettiamo il pesce. Un altro po' di bastoncini. Ecco qua, run. E ci dovrebbe cucinare il pesce. Buono, quindi stasera non si muore di fame qua. Che buon profumino, cioè mangiarlo senza un po' di olietto e sale un po' mi rompe la ciolla, Ma vabbè, dettagli. Aspetta che mi rimergo un attimino. Risorse siamo messi abbastanza bene. Abbiamo corde, abbiamo metalli e abbiamo anche abbastanza legna. Però come avete visto si spreca il tutto abbastanza in fretta. Oh, no tizio. Sta puntando? Oh, porco cane, mi sembrava che venisse verso di me. Dannazione, stavo cercando di venire qua alla nave per raccattare un po' di risorse. Quando l'ho visto che puntava, mi ero cacato. Quanto prima l'accetta di sicuro di secondo livello ce la dobbiamo craftare. Perché così stiamo raccattando risorse anche troppo lentamente. Aspetta un secondo, ma rischio un attimino qua del banco di pesce. Ok, preso, veloce, che se mi quello arriva e mi mozzica. Prendi il pesce. Ok, sembra che io non abbia attirato la sua attenzione. Buono. Vediamo di dirigerci alla nostra zattera e dovremmo essere a posto.
Oh, è noto adesso che le nostre abilità sono migliorate, infatti notiamo il 5% più rapidamente. Buono, vediamo se c'è altre cose. Eh sì, anche i nostri polmoni sono migliorati, riesco a tenere il respiro per 5 secondi in più. Mica 5 secondi mi cambieranno la vita, guarda, eh. Porco cane, adesso gli squali stanno pattugliando. Si sono accorti che gli sto diminuendo le scorte di pesce e quindi sono venuto a difenderli, maledetti. Aspetta che raccatto un pochettino di metallo. Ok, ultimo barile e ce la dovrei fare. Ammetto che i 5 secondi in più si sente la differenza fra tutto brodo a sto punto e via. Perfetto, dobbiamo tornare su anche perché sono giù di scorte d'acqua. Ma rischio giusto un attimino magari sulla via del ritorno a prendere un pesce. Ehi, quanto è piccolino. Ah no, sono sempre quelli. Ok, veloce, 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 veloce. Veloce che gli squali pattugliano la zona. Prendi il pesciolino e via. Bravo ciccio. E finalmente abbiamo l'acqua pulita. Ok, la mettiamo qua. E qui abbiamo l'acqua di mare. Aspetta, aspetta, perché ha finito i bastoncini. Giustamente i bastoncini durano di meno. E qui abbiamo il carbone che mi pare servisse per la forgia. Il nostro pesce invece è quasi del tutto cucinato. Aspetta un secondo. Senti, ti metto un pochettino di tavole. Mi rompe le scatole usarle. Ma vabbè dettagli, almeno mi dovrebbero finire di cucinare il pesce. Quindi adesso se premo 1, lui mi beve l'acqua. Ok, se premo 2 mi mangia il pesce. Oh, e in basso a sinistra potete vedere quante unità ci restano. Le corde ne abbiamo tenute in quantità industriale, ottimo. Ok, utilizzerò tanto un metallo e una decina di corde, ma finalmente posso migliorare l'accetta. Vai, perfetto, fammela vedere. Dove accetta? Ah, accetta, buongiorno. Eccola qua, così ci estrarrà il doppio delle risorse. E potremmo anche migliorare il coltello, ma richiede un pochettino di bastoncini. Ecco qua, li avevamo nella nostra crafting station. E migliorami anche questo. La lancia, e non vedo perché dovrebbe migliorare. Probabilmente farà più danni se ci attaccano gli squali o altro. E per il resto dovremmo essere a posto. Buono, fammi vedere anche il coltello. Olè, adesso siamo dei survivalisti provetti. Ecco qua, vediamo di portarci via ovviamente acqua e cibo. Perché se andiamo là sotto è meglio non rischiare. A parte che non so se si può mangiare sott'acqua in questo gioco, in teoria. È una cosa che avrebbe la pena capire. Buone, con i nuovi strumenti dovremmo poter ottenere molta più roba. E infatti adesso mi dà 3 unità di alghe, mentre prima mi pare me ne desse 2. Quindi dà il 50% in più di risorse. Guardalo lo squalo laggiù. Perfetto, anche perché per le corde ne servono veramente una quantità incredibile. Però ne ho trovata subito un'altra. Dobbiamo stare attenti a non utilizzare troppe risorse attorno a casa, perché sennò non rimarranno che quelle che spawnano sui fondali oceanici. Però, oh senti, siamo agli inizi del gioco e quindi mi permetto un attimino di fare il parassita locale. Perfetto, abbiamo utilizzato tutto. Aspetta, aspetta che ci sono parecchi banchi di pesci. Sembrano tranquilli, che vuol dire che gli squali non sono in zona. Oh, buongiorno signore, lei mi passava davanti sto minimo di rispetto. Non vedo squali, non vedo squali. Ok, siamo a posto. Eccolo qua, eccolo qua. Veloce che sto per morirci. Ok, ok, ok. Fuori di qua, fuori di qua, fuori di qua, fuori di qua, fuori di qua. Lo squalo è decisamente più veloce di me, quindi anche cercare di batterlo a nuoto non mi pare decisamente la migliore delle idee. Oh, ed è anche il tramonto del secondo giorno. Devo dire che hanno fatto un bel lavoro con le luci, ciccio sali. Guarda che spettacolo. Sto mare non è niente male. Mi domando se hanno già messo delle isole o altro. Buono, almeno noi possiamo mettere il resto del pesce qui a cucinare. Tavole ne abbiamo in effetti. Aspetta, ne metto magari solo la metà, perché il fuoco continua ovviamente ad andare anche se ha finito di cucinare tutte le risorse. Quindi dobbiamo stare molto attenti a non sprecarlo, perché ovviamente ci rimarrei tanto male anch'io. Perfetto, però come potete vedere non dobbiamo più utilizzare le scorte alimentari qua della nostra zattera. Aspetta che sotto qua ovviamente un po' di bastoncini e il resto delle risorse. Qui ho già 2 basette. Potrei farmi mezza paretina, mezzo riparo, uno schifo di base in modo tale da poter dormire la notte in più e maggiore tranquillità. Ok, mi sono craftato un altro po' di cosine, così che possiamo farci un minimo di riparo per la notte, che sia meglio che niente. Oh mio Dio, allora abbiamo delle pareti con finestre, meglio che niente, eh. Ecco, qui delle paretonze normali, che ovviamente non mi basteranno, ma mi basta avere qualcosa di basilare per passare in tutta tranquillità le primissime notti, in modo tale che... Vabbè che qua non piove mai, eh. C'è anche la possibilità di mettere una porta. Ecco, magari la porta la possiamo mettere tipo qua. Adesso devo spostare il banco da lavoro, che ci rompe un attimino la ciolla. E abbiamo anche i tetti che si dovrebbero agganciare piano gioco, senza troppi problemi. Non avete idea di quante volte il tetto mi si agganci nel punto sbagliato. Non so se hanno aggiunto le intemperie per adesso. Sì, ho notato che è girata a 90 gradi rispetto alle altre. Non mangiatemi male i patiti della simmetria. Ecco qua. Perfetto, quantomeno un minimo di riparo. Mi mancano ancora un paio di paretonze. Però è già notte, che due maronzoli. Ok, siccome sono un po' zuccone mi sono reimmerso, anche se è praticamente notte. E ho raccattato un altro po' di risorse, così che dovrei poter terminare la costruzione. Aspetta che non le metto male. Olè, qua ci devo mettere una finestrella. Anche da questo lato non ci sono problemi. Forse mi romperà le scatole il coso qui. No, mi manca ancora una paretina. E abbiamo la nostra bella casetta. Oh, che non è niente niente male. Aspetta, pesce è cotto, perfetto.
E di qua dovremmo avere la nostra acqua. No, questa è salata e questa è normale. Oh, perfetto. La tua sanità mentale non è messa benissimo, eh. Dobbiamo stare molto attenti. Aspetta, distruggimi questo. Olle. Purtroppo mi dà solo la metà delle risorse quando distruggete. Quindi dovete poi andare qui e ricraftare il tutto. Ah, ma c'avevo ancora una paretonza qui. Perfetto. E ho di nuovo il nostro workbench. Buono, aspetta che non finisco in acqua. Ogni volta io riesco a finire in acqua che voi non ci avete idea in sto buio di gioco. Aspetta, chi tanto premo i tasti purtroppo di raft. C'ho la memoria muscolare basata sul raft. Perfetto. E il nostro workbench lo possiamo mettere tipo qua in angolino. E voilà. Appena avremo anche il metallo per fare la porticina, la nostra casetta sarà... Oh, niente male, guarda. Dopo sposto anche sto coso per le alghe. Anzi, guarda, lo sposto subito. Ecco qua. E lo distruggiamo. Beh, che se sbaglio cancello la parete dietro e piango tantissimo. Perfetto. E lo spostiamo da quest'altra parte. Oh, buono, buono, buono. Ancora non ho il lettuccio, quindi si torna a dormire sulla nostra zatteronza. E ok, è l'alba di un nuovo giorno, come potete vedere. Devo dire che hanno migliorato molto le luci. Prima ti si sparavano attraverso le finestre in maniera incredibile. Perfetto, e se no, ho capito bene, dovremmo anche aver migliorato le nostre abilità. In effetti la nostra vita massima è aumentata del 20%. Sì, anche perché con gli squali che ti mozzicano ogni 5 secondi è una bella rottura di scatole. E tra poco dovremo aumentare anche la capacità dei nostri polmoni. Olè, quindi non ci resta che immergerci di nuovo. Alcune risorse sono anche respawnate. Ma a metà li siamo messi bene, in effetti. Varrebbe la pena vedere se ci sono altre risorse. E dovremmo anche ottenere un pochettino di pesce. Aspetta che vedo se possiamo mangiare sott'acqua. Mangio il pesce, mangio il pesce, perfetto. Sto tizio riesce a mangiare anche sott'acqua, non si sa come. Buongiorno papino, ho bisogno di legna, in effetti. Vabbè, ho trovato il paradiso delle casse. E ognuna di esse ce ne dà due. Ottimo, ottimo, ottimo. Ah, però finiscono anche tanto tanto in fretta, quindi devo darmi una mossa. Presumo che più sto sott'acqua, più aumenti la capacità dei nostri polmoni. Praticamente è come i bambini quando è come quando i genitori insegnano i bambini nella vasca da bagno a trattenere il respiro prima che vadano in piscina e muoiano malo malo. Odiavo la piscina pubblica. Tirato una gomitata, mi sono fatto malissimo. Possiamo anche ottenere dei coralli adesso. Corallo rosso. Oh, l'hanno migliorato drasticamente rispetto all'altro gioco. In questo invece sarà il corallo viola. Ok, non mi ricordo a cosa servissero. Ah, il container. Porco cane, ci sono i container. Dentro ci sono risorse rare, la rottura di scatole. Guarda, barili. Ma sono messo bene a metà, le dicevo. La rottura di scatole è che serve l'esplosivo per farlo saltare in aria. E prima degli esplosivi passerà un bel po' di tempo. Oh mio Dio, guarda un altro container laggiù. Madò. E un altro ancora laggiù. Vabbè. Dobbiamo farci gli esplosivi quanto prima, però, oh mio Dio, richiedevano risorse tanto rare. Beh, che devo ricordarmi che intanto che sono sott'acqua e nuoto, è cosa buona e giusta raccattare acqua. Guarda, plastica! Ho trovato il paradiso della plastica, aspetta, aspetta che la raccattiamo tutta. Mi domando con che struttura si riesca a ottenere la plastica riciclata. Ah, e mentre riempio posso anche prendere le cose. Oh, perfetto! Posso unire l'utile al dilettevole. Ok, aspetta che non vado oltre i confini del mare. Devo stare attento perché ho anche di perdermi. Se non mi dimentico dove poi ho parcheggiato la zattera, potrebbe essere un big problemone. Ok, il pesce l'abbiamo trovato e sembra che gli squali non siano in giro. Si muovono tanto, però di solito si muovono così tanto quando gli squali sono in zona. Vabbè, io ne approfitto senza un minimo di rispetto. Se vedo che mi manca una gamba, un piede o altro, capisco che attorno a me ci sono gli squali. Di solito è il mio metodo base per dedurlo. Il problema è che i pesci percepiscono anche me come minaccia. Quindi quando tu attacchi ripetutamente una zona, loro si spostano in un'altra della serie. Sono mica completamente scemi. Preso anche questo. Ok, intanto ho trovato un altro relitto. Ah, l'abbiamo già spolpato. Ok, vediamo cosa possiamo craftarci di nuovo. Volevo craftarmi il banco per la mappa, che richiede 8 tavole, 10 bottoncini e 10 unità di metallo. Aspetta, il metallo ce l'ho tutto dall'altra parte, direttamente qua. Oh, è noto adesso che in uno dei sacchetti di plastica c'erano delle risorse alimentari, perché mi ha dato ben 3 barattoli. Perfetto, perfetto, perfetto. Sarebbero da tenere di scorta in caso d'emergenza. E qui invece abbiamo dei semi. È vero, perché possiamo piantare finalmente. Se riesco a farmi i vasi è fatta. Acqua di mare che dopo convertiamo, perfetto. Allora, spostiamo tutto e dovrebbe essere, penso, più che sufficiente per una banco con le mappe. Ottimo. Per la smeltery che trasforma il pellet in materiale per il crafting. Forse pellet intende la plastica, lui. 4 pietre, 4 tavole e 10 di metallo. Ce li ho. Aspetta, aspetta, aspetta. Allora, intanto trasferiscimi quello che abbiamo qui. Ok, spostiamo il metallo e abbiamo questa specie di fonditore. Non so neanche come funzioni, in effetti. Perfetto, allora, intanto che tu lo crafti, io vedo di spostare un pochettino di legna. Che mi rompe le balle usare i bastoncini. Ho un po' di tavole. Ne ho. Tanto comunque ne sto ottenendo parecchie dalle navi. Ecco qua, 4 le mettiamo qui. Perché ho finito praticamente l'acqua, adesso mi accorgo. A cibo invece siamo messi abbastanza bene. Oh, casomai uso le
le nostre scorte, quelle della zattera, non dico di no, perfetto. E abbiamo il banco della mappa, aspetta, prendi uno e prendi due. Ah, lo spazio comincia già un attimino a essere ridotto, aspetta, allora. Quel tavolo per la mappa, gioco. Oh, mi ha laggato tantissimo, mi sono preso un colpo. Ui, gioco, ok. Ale, dimmi che non clippa fuori, non clippa fuori. E l'ho messo perfettamente, questa effettivamente è la nostra mappa. E da quest'altro lato mettiamo sta specie di fonditore. Aspetta, metti proprio adesso in angolino. E voilà. Non so come funzioni, in effetti ammetto la curiosità. Vediamo un po' se basta sciogliere la plastica che abbiamo trovato in mare. Perché lui dice pellet, per me pellet è quello che si mette nella stufa pellet. Ma vabbè, dettagli, allora metti qua. E presumo, ripeto, ci metto un pochettino di legna. Potrei aver fatto una boiata, vediamo un po', run. È acceso ma non sta convertendo, quindi non serve per la plastica. Aspetta che nel frattempo comunque mi faccio intanto una chest, così so dove mettere gli oggetti, perché l'inventario, come sapete bene, è limitato al peso. Ecco qui, dovremmo poterla piazzare da qualche parte. Oddio, oh, e quelle piccoline. È vero, aspetta, allora magari la mettiamo, il ciccio, girala. Ecco, la mettiamo tipo qui in parte al nostro banco da lavoro principale. Olè, quanta roba contiene. Vabbè, 10 slot, meglio che niente. Ci sposto adesso il cibo che non mi serve, la plastica e le alghe che non so come utilizzare, il corallo. E i semi, appena vediamo, troviamo un modo per farci i vasi, dovrebbero poter essere utili. Aspetta che metto un altro po' di alghe a sciogliere, così avremo anche le nostre cordicine. E per il resto dovremmo avere quantità incredibili di pesce. No, ciccio, me lo puoi mettere anche sull'inventario sotto, non mi incazzo. E solo 4 unità di acqua, serve più legna. Ciò, tizio, prendi la metà dei miei bastoncini e divertiti con tutta l'acqua che abbiamo, porco cane. Ok, sono curioso di vedere la mappa. Adesso stanno facendo tante piccole isole all'interno del triangolo del Bermuda. Coming soon. Quindi la espanderanno in questo modo. Qui abbiamo Sunken Ashes, le ceneri affondate. E qui abbiamo Bounty Reef. Cosa sono sti strani punti? Beh, ma se clicco cosa succede? Oh, posso espandere la mappina della zona. E ci sono alcuni punti di riferimento. Ah, e finalmente mi posso anche craftare la standing torch. Perfetto, le torce che normalmente si possono mettere a pavimento e che produrranno luce, non consumano neanche carburante, quindi sono di una comodità infinita. Almeno all'epoca non consumavano carburante. Vediamo un po', una di sicuro dentro ci può tornare tanto utile. Sembrano praticamente uguali, ne mettiamo magari una in entrata qui. Perfetto, si accendono automaticamente quando calano le tenebre. E l'altra di qua, sì, credo che ancora non consumino risorse. Olè, perfetto, allora aspetta che ci nutriamo anche un attimino. Perfetto, e dovremo avere acqua come ci sono domani. Ok. E ho consumato tutti i bastoncini alla fine, eh. Allora, adesso che mi ricordo il gioco principale, quando facciamo l'incudine e il martello, ci sbloccava anche una sorta di mulino, una macina che poteva triturare le cose. Secondo me, se mettiamo la plastica dentro il mulino, che va ovviamente a vento, dovremmo riuscire a triturarla in pellet, e così possiamo avere la plastica riciclata. Il problema è che richiede del metallo, e quello è un bel problemone. Allora, vorrei anche farmi mezzo porticciolo, che cosa buona e giusta, così che più avanti potremo anche craftarci una zattera, porco cane squalo in agguato. E per il porticciolo serve un bel po' di legna e bastoncini. Potete vedere, sto spolpando letteralmente i mari sotto casa mia, e quindi dobbiamo spostarci da una zona a quell'altra finché, guarda pesce, porca di quella porca, finché non troveremo nuove risorse. Che purtroppo per adesso tocca andare anche a manina. Guarda, loro squali qua sopra non possono neanche cosare pesci, ma tanto ne abbiamo in quantità industriale. E qua, come potete vedere, le risorse per fortuna abbondano. Appena avremo il nostro molo e la nostra zattera mobile, allora saremo a posto. Il problema è che adesso non so più dove sia il ferro da sciogliere. Guarda, plastica e laggiù trovato delle navi, perché si estraeva direttamente dalle rocce nella zona delle navi che erano affondate. E adesso l'avranno cambiato. Oh, individuarlo era abbastanza difficile, perché erano i fondali marini, quelli più bassi, direttamente appoggiato alle rocce. Tu devi andarli con la tua accetta e cercare di estrarlo. Dannazione. Però abbiamo plastica come ci fosse un domani, quindi appena troveremo il tutto, sicuramente dovremo fare il nostro viaggio con la zatteronza. Allora a quel punto saremo a posto. Guarda, materiali. Ah, che lavoraccio. Aspetta, allora, che forse l'unica cosa che possono mancare sono le corde. Ma tanto, tutte le alghe che abbiamo. Gioco, puoi mettermi le alghe? Grazie, senza fretta. Oh, mai una gioia. Oh, intanto siamo a 3 giorni, che riendo scherzando, sono in partita da 1 ora e mezza. Ah, mi ero dimenticato che sto gioco fosse così complicato. Vediamo un po' cosa serve per il porticciuolo. 20 tavole, 20 bastoncini e 10 metallo. Ah, non servono le cose. Vabbè, allora c'ho praticamente tutto. E mi fai il porticciolo. Ok, beh, adesso poi dobbiamo anche craftarci la zattera, eh sì. Mette solo il porticciolo. Che siccome non c'è abbastanza spazio, sono andato di nuovo in mare
per prendermi un altro po' di risorse, così mi posso craftare, fammi un altro wooden platform e così dovrei avere abbastanza spazio in cui mettere effettivamente il porticciolo. Aspetta, mettimi un'altra piattaforma qui, ottimo. E ora mi metti il porticciolo di qua. Olè, vi sono tutti felici e contenti. Va che bello che è diventato. L'hanno migliorato un pochettino in effetti. E quindi mi serve 20 di corda, 10 bastoncini e 20 travi. Vabbè, non è un gran problema. Ecco qua, perfetto. E le corde già un po' ne ho. Qua stanno finendo di craftarle. Ne ho 9 qui e 17 di qua. Ok, possiamo farci anche la mega super fighissima zatteronza. E olè! Ok, un piccolo spettacolo con cui potremo andare in giro per i sette mari. Beh, quantomeno questo mare barra oceano, eh. Cioè, non è che... Mi basta e mi avanza. Mai più villa vista mare. Chi è che si ancora se la sogna? Io c'ho gli incubi. Ok, l'alba di un nuovo giorno. E per chi non l'avesse vista, gli faccio vedere molto velocemente la zatteronza. Che guardate come quanto pista via più veloce. È una roba incredibile. Sterza un po' a schifo, anzi vira un po' a schifo. Scusate che se no gli adepti di Capitan Findus mi mangiano il culo. Dicevo, vira un po' a schifo. Oh, l'hanno un po' migliorata. Però è bella veloce, qua non devo neanche seguire tanto il vento perché ancora non c'è questo gioco. Ma mi permetterà di esplorare in tutta libertà il mare. Prima che mi hanno tolto la mappa, una volta ce l'avevo, M-mappa. Adesso non più. Ha anche una crafting station direttamente qui, quindi se devo craftare cose lo posso fare direttamente a bordo. Quantomeno le cose di base. Però come potete vedere lei si muove in tutta tranquillità. E se ho capito bene adesso si auto-ormeggia in teoria quando mi avvicino. Vediamo un po'. Ho mollato tutto. Guardala, fa tutto da sola. Ah beh, fantastica. Fantastica, perché se ogni tanto qualcuno pum gli partiva via. Se parte via si può comunque riposizionare, cliccando reposition, perché raccatto di nuovo le risorse. E vi sarò tutti felici e contenti. Però con questo dovremmo poter esplorare le zone marittime. Però mi serve la bussola, perché sennò io come faccio a capire dove poi sono le zone. Oh, guarda che bella che adesso c'era anche la zattera direttamente visibile sulla mappa. E vabbè, che figata assurda. Di sicuro dovremmo andare però dalle parti delle navi qua, quelle sommerse. Sicuro, sicuro, sicuro. E se la serie abbastanza mi piace, visual e via dicendo, magari la continuiamo già da subito. Se no aspetto magari qualche aggiornamento. È stato un piacere tornarci in attesa che si aggiornino Raft e gli altri giochini. Magari se volete facciamo anche qualche episodio di Stranded Deep. Ma io direi che questo primo episodio di nuovo è tutto. Lasciate un bel mi piace e continuare la serie. Candidati fino a crescere e noi ci vedremo nel prossimo episodio. E ora vado a mangiare un po' di pesce e a bermi una bevuta che sono stanco. Ciao ciao!